Buongiorno e bentrovati in questa quarta giornata del mese della manutenzione maggio 2022. Lo stiamo dicendo da giorni, l'abbiamo detto anche durante l'apertura ufficiale in presenza e in diretta streaming lo scorso 4 maggio ad Arese, questa edizione è un'edizione mai vista prima e oggi ne è una testimonianza. Uh, giovedì 12 maggio, giornata interamente dedicata al binomio manutenzione e service. Come tutti ormai saprete, eh, anche durante lo scorso 4 maggio abbiamo lanciato ufficialmente la sezione tematica di Aiman Manutenzione Service. Ecco, oggi è la prima uscita ufficiale, come dicevo anche durante, durante l'apertura eh, di, di questa sezione. Eh, tre appuntamenti in programma, tutti e tre quest'oggi dedicati a manutenzione service, giornata quindi veramente veramente speciale. Il primo lo ascolteremo tra qualche istante. Il lubrificante racconta, sarà un intervento curato da Giuseppe Adriani. Ci rivedremo poi alle 14.30. Manutenzione e assistenza clienti, una questione di metadati. Saremo con Michele Minazzato, CVO di Linbit SRL. E alle ore 16 concluderemo proprio con il responsabile e il coordinatore della sezione Aiman, manutenzione e service, Marcello Moresco. Ma concentriamoci dunque su questa prima relazione di quest'oggi, eh, ci collegheremo direttamente con Firenze, con eh, McCoyle, con Giuseppe Adriani, che ci proporrà una vera e propria demo, dicevamo il lubrificante racconta. Eh, Giuseppe Adriani è il fondatore di McCoyle Diagnosi Meccaniche, azienda che da oltre 30 anni eh, opera a supporto dell'ingegneria di manutenzione cercando di contenere il rischio di failure degli asset strategici aziendali grazie ad analisi puntuali che tramite un campione di olio lubrificante in esercizio riescono a fornire un quadro generale sullo stato di salute del componente lubrificato, il tutto in un'ottica di prevenzione attiva. Non entro nel dettaglio perché ci spiegherà e ci mostrerà direttamente tutto uh, Giuseppe Adriani. Uh, vi ricordo solamente che la chat sarà a vostra disposizione in qualsiasi istante, riceveremo le domande e le faremo avere al relatore non appena. Uh, le, uh, le farete uh, saranno sempre a disposizione anche il numero di uh, numero whatsapp che vedete in sovraimpressione e anche l'indirizzo email. Grazie per essere qui con noi anche in questa quarta giornata del mese della manutenzione maggio 2022, ci colleghiamo allora direttamente con Firenze, a te la linea Giuseppe, grazie Alla fine degli anni 80 del secolo scorso Uh, si iniziò a parlare qui a Firenze nella sede della MECOIL delle analisi dell'olio a scopo di manutenzione predittiva. Uh, ci si domandava, ci domandavano perché si fanno le analisi dell'olio, che senso hanno. Le analisi di un olio lubrificante uh, sono dei sistemi preziosi per individuare quelle micro trasformazioni che accadono all'interno di un fluido da un punto di vista chimico e fisico. Funzionano praticamente così. Un olio nuovo viene ritenuto pulito, esente da contaminanti, con certe specifiche caratteristiche chimico-fisiche. Poi, nel tempo, questo prodotto subisce delle alterazioni. Eh, sono alterazioni infinitesimali, sono trasformazioni che possono incidere su quella che è la sua struttura intima più profonda. Un campione eseguito in una certa maniera accurata, e poi vedremo nel dettaglio come, ci può raccontare queste intime, profonde trasformazioni. In quegli anni lì lo strumento di riferimento era questa... L'ho definito armadio quattro stagioni, questo scatolone gigante, uno spettrometro ad emissione nel quale eh, veniva inserito un campioncino di olio. Il campioncino di olio veniva inserito in questa speciale cuvetta e poi, vedremo il particolare, eh, questo subiva una trasformazione, una ionizzazione in un brevissimo periodo, nell'arco di 30 secondi poco più, eravamo in grado di analizzare oltre 24 elementi atomici presenti all'interno di questo fluido, tendenzialmente estranei alla formulazione dell'olio nuovo, oggetto ingombrante, esageratamente pesante, eh, molto costoso e quindi un investimento molto importante. Questa tecnologia dell'elettrodo a disco rotante è molto apprezzata ed utilizzata in maniera molto ampia in ambito aeronautico, specie militare. Eh, JOP sta per Joint Oil Analysis Program, è un programma interforze dell'aeronautica e della Marina americana per analizzare eventualmente tracce di usura all'interno dei propulsori, delle turbogas, dei velivoli a getto. Anche la nostra aeronautica italiana si rivolge a questo stesso tipo di tecnologia e nei cinque laboratori tecnici di controllo vengono fatte queste analisi attraverso questa tipologia di strumentazione. Si tratta di una tecnologia ovviamente ancora analogica, eh, un array, un layout di eh, tubi fotomoltiplicatori in un piano ottico costruito praticamente su misura artigianalmente veramente un pezzo d'arte eh, dove i, questi tubi fotomoltiplicatori praticamente delle valvole termoioniche che funzionano alla rovescia eh, emettono eh, milliampere che poi verranno digitalizzati so successivamente con un processo abbastanza complesso. Uh, come vi dico, si tratta di oggetti ingombranti ma di grande precisione analitica. Dal primo spettroil che abbiamo visto la tecnologia ha fatto passi da gigante, ovviamente tutto digitalizzato, estremamente compatto e raccolto. Quel piano ottico enorme ora è stato compattato all'interno sul lato destro del nuovo modello del 100 o 120 che sia tutto molto raccolto, ma alla fine la tecnologia non è cambiata in sé. Abbiamo il solito bastoncino, la rotella e il campioncino d'olio che viene inserito all'interno di questo sistema. Quindi un oggetto um, razionalizzato, ma nella sostanza con pochi eh, cambiamenti. Eh, certo, la tecnologia ha fatto passi da gigante e ci consente oggi, quindi con un ingombro molto raccolto, di ottenere con una precisione estrema, eh, risultati eh, di grande significato. Questo è lo spettrometro nell'ultima versione eh, che abbiamo visto precedentemente. Si tratta di una macchina per analizzare l'olio ionizzandolo nelle sue particelle più minute contenute al proprio interno eventuali elementi metallici, additivi, contaminanti, vengono portati, appunto, ionizzandoli sotto forma atomica e vengono poi letti e esposti in ppm o parti per milione. È un'analisi veloce, pochi secondi e abbiamo un quadro realistico di ciò che sta accadendo nel lubrificante. Partiamo quindi a raccontare... Il significato eh, delle analisi degli oli lubrificanti in esercizio come tassello fondamentale del condition monitoring per prevenire il guasto meccanico e di fermi imprevisti a livello industriale. Eh, manutenzione predittiva è uno degli elementi su cui si basa la nostra tecnologia eh, con il suo grande contributo. Qui abbiamo una sequenza di, di immagini. Eh, Molto spesso si paragona a quello che è il significato delle analisi dell'olio, eh, le radici più profonde di questa tecnologia, con quelle che sono le analisi eh, cliniche, le analisi eh, portate avanti sugli individui, sugli esseri viventi, uomini o animali, attraverso i controlli sul sangue. Eh, gli esami del sangue e le, anal e le analisi dell'olio molto spesso vengono fra sé confrontati. In antico eh, sappiamo bene che la medicina si basava fondamentalmente su tecniche invasive abbastanza impattanti, la chirurgia era la tecnica di riferimento, oggi invece eh, sappiamo che ci sono tecniche molto meno invasive, sappiamo che eh, il medico oggi può proporre eh, le modifiche dello stile di vita, la dieta, eh, prima di arrivare addirittura ai farmaci o a un intervento chirurgico, talvolta purtroppo indispensabile e necessario. Un tempo la situazione era molto diversa. Anche la medicina si è evoluta e oggi siamo andati verso la telemedicina, un po' come, dicevo, eh, accade nell'ambito dell'industria dell moderna. Parliamo di industria 4.0, ma non solo. Tutta eh, l'industria, possiamo dire, poggia su un film di olio lubrificante non superiore ai 10 micron. Se quell'olio lubrificante io lo mantengo in condizioni ottimali, è probabile che il guasto, l'eventuale guasto, venga procrastinato nel tempo. Eh, ci sono azioni correttive che possono scaturire un cambio di olio lubrificante, un intervento tecnico di filtrazione. Tutto questo è possibile. Ma tutte le macchine sono ugualmente manutenibili? Non tutte. Effettivamente bisognerà studiare un attimo come approcciarle. Eh, ci sono macchine più strategiche, meno strategiche. Alcune sono manutenibili, altre con maggiore difficoltà. Quindi organizziamo il lavoro, impostiamolo in una maniera corretta e adeguata, efficace ed efficiente, perché oggi anche i costi, i costi diretti e indiretti sono molto importanti. Non esiste una tecnica principe unica per, ci sono molteplici tecnologie che possono portare e dare ognuno un proprio contributo. La termografia è molto accattivante, è una delle più Apprezzate, però uh, oggi vanno molto di moda gli ultrasuoni, associati indubbiamente alle vibrazioni, in sistemi dove esiste un movimento, una cinematica, una, uh, le macchine si muovono. Uh, L'olio lubrificante è un tassello, abbiamo detto, importante. Tutto questo fa parte di un progetto che si chiama in generale Condition Monitoring. Um, non tutte le tecniche sono applicabili nella stessa maniera. Ovviamente una macchina che sta ferma le vibrazioni serviranno molto a poco. Una macchina non lubrificata non, non avrà applicabile le analisi dell'olio, eh, ma un mix di queste ci può portare a grossi benefici. Noi partiamo quindi dal presupposto eh, che se l'olio lubrificante viene tenuto in condizioni ottimali di partenza, ovvero usiamo prodotti puliti ed eventualmente li filtriamo per una precauzione in eccesso, noi evitiamo di introdurre una contaminazione all'interno del, del fluido che a sua volta si riverbera con alterazioni del fluido e, e danneggiamenti eventuali alla macchina. È, è chiaro che eh, sono due approcci, la manutenzione proattiva è un investimento a monte, significa spendere poco in anticipo per curare la situazione a monte, questa la manutenzione predittiva o reattiva sarà successiva all'intervento eventuale. Però un buon olio lubrificante gestito in maniera ottimale garantisce condizioni operative prive di rischi. Quindi è ovvio che la tecnologia, l'abbiamo visto e lo vedremo poi in dettaglio, si è evoluta nel tempo. Un tempo le analisi dell'olio erano patrimonio delle università o dei grandi istituti di ricerca, un pacchetto di analisi poteva costare milioni di lire e ci voleva forse settimane per portarle in fondo. Oggi si parla invece di mh, poche ore. E forse al massimo qualche centinaio di euro. Quindi tutto questo ha consentito eh, la riduzione dei, dei volumi dei macchinari, lo snellimento, l'automazione, la digitalizzazione. Quindi siamo passati da prelievi obbligatoriamente offline, off-site, per essere analizzate, per essere in laboratorio, alla possibilità addirittura di fare analisi in campo e con tecniche molto poco invasive e anche a buon mercato. Tutto questo si vede in dettaglio nelle diapositive che ovviamente possono essere studiate con più attenzione. Ci sono impianti molto critici, molto strategici che hanno prescelto degli strumenti snelli, tipo questo Fluid Scan, per valutare il degrado di un lubrificante, specie da un punto di vista del pacchetto dell'additivazione. Un grosso trafilaggio di un alogeno aggressivo acido mi può portare a un degrado dell'olio e quindi non ho bisogno di spedire il campione perché quel campione potrebbe essere gravemente contaminato e anche aggressivo e anche pericoloso per l'ambiente. Quindi se tutto questo lo raccolgo all'interno dell'impianto con piccoli controlli puntuali, io ottengo un grosso vantaggio anche in termini di sicurezza operativa e del personale. Questo è uno strumentino molto simpatico, è un apparecchio veramente compatto, portatile. Eh, rapido da usare, poco costoso, ma al di là dello strumento in sé eh, che, che ha consentito dei grossi progressi, tutto questo si associa a una nuova capacità di fare diagnostica in campo, cioè si va, eh, ci si porta dietro uno strumento il quale, costruendo un piccolo database, eh, mi permette già di evidenziare un'anomalia. Penso alle paleoliche nel momento in cui uno sale a oltre 100 metri per andare a fare altre verifiche può eventualmente fare un campioncino in tempo reale. Le analisi in laboratorio, l'abbiamo visto, lo vediamo di nuovo, eh, il laboratorio è estremamente variegato, è costruito con n apparecchi molto molto specifici, perché poi in realtà noi vogliamo capire se c'è qualcosa che dentro non ci dovrebbe essere o se c'è qualcosa che addirittura si è formato all'interno del macchinario, quindi usura endogena. Ma anche prodotti esogeni, tracce di sostanze polari come, per esempio, liquidi di processo o la stessa acqua, perché acqua e olio non si mescolano, ce lo dicono gli antichi saggi. Ci sono analisi nelle rapide, classiche diciamo dal laboratorio chimico, che però sono state ulteriormente ottimizzate per questo scopo perché. Il laboratorio nostro, il laboratorio in generale che fa questo mestiere deve viaggiare a ritmi sostenuti, non possiamo permetterci le vecchie beute e i vecchi cilindri. Eh, cosa c'è all'interno? Che cosa c'è oggi che non c'era un tempo? E in quanto tempo si è formato questo elemento estraneo a quella? formulazione di lubrificante, perché quel lubrificante nasce in una certa maniera, si trasforma nel tempo, a che velocità? Tutto questo ce lo racconta questo pacchetto strumentale di cui abbiamo visto in dettaglio ed è molto interessante il funzionamento dello spettrometro. Questo è veramente invece un apparecchio geniale, molto più recente, nasce non, non più di 20 anni fa. È una tecnologia estremamente raffinata, una risoluzione di 2x2, 4 uh, micron quadri per definire in dettaglio le particelle presenti all'interno di un fluido, quindi gli alieni penetrati o originati all'interno del macchinario. Quindi descriviamo forma e dimensione delle particelle presenti fin nei minimi dettagli le suddividiamo per categorie, le eh, scansioniamo, ne vediamo le silhouette nel dettaglio e riusciamo a precisare se ci sono troppe bolle, se ci sono gocce d'acqua, perché il campione va, va agitato. Un contaparticelle, fra virgolette, stupido non è in grado di fare questa distinzione. LaserNet ce la fa. Quindi molto utile perché è diventato un corollario di questa tecnica ferrografia analitica molto molto più impegnativa. È una tecnica descrittiva, qualitativa, richiede l'uso di un microscopio buono e più che altro di un operatore. L'operatore qualificato, non è semplice trovare persone che abbiano tempo, voglia e pazienza per allestire un preparato ferrografico dove su un vetrino siamo sempre in tecniche che ricalcano la diagnostica umana, la diagnostica medicale. Quindi su questo vetrino poi si analizzano le particelle per individuare quei dettagli morfologici anche superficiali molto interessanti. Chiaro che se uno trova anche solo una particella di 50 micron all'interno dell'olio, dice qualcosa non va, mentre se trova una catenella di particelle al di sotto dei. 5, 6, 4 micron, si parla di usura normale o rodaggio, per gli americani break in, il break in è l'assestamento, il rodaggio di un macchinario, tante particelle molto piccole che si vedono anche molto bene con lo spettrometro. E, e poi ce ne sono tante per forme e dimensioni, tutto questo raccolto in un archivio, in un database molto interessante. Cosa scaturisce alla fine? un report di analisi, esattamente gli esami del sangue nostri, il colesterolo, i trigliceridi, la glicemia e come variano nel tempo, quindi non tanto un dato assoluto spot, perché l'analisi spot è una fotografia di un processo che invece mi deve ricordare molto un film, un video, quindi la variazione percentuale nel tempo, gli anni, gli intervalli la tipologia di olio utilizzato perché quello è il confronto, il prodotto di partenza. Quindi questo mi racconta che un giorno è successo qualcosa in questo grosso ingranaggio, un macchinario importante di un processo che non si può interrompere 24 ore su 24, nel dettaglio si intravede l'interferenza eh, fra ingranaggio e carter. Quindi una macchina da un 100 e passa kilowatt di energie applicate, di potenza, e si vede che a un certo punto qualcosa non va. Viene fatto degli approfondimenti ulteriori, perché qui non è tanto il valore del macchinario, dell'ingranaggio che si guarda, è il, è il valore della produzione che si interrompe, la declassazione, la dequalificazione appunto a livello qualitativo. Quindi questo ingranaggio viene ispezionato, si scopre che nel carter c'è un'interferenza, bene, eh, viene sostituito nel momento utile, quindi il condition monitoring si fa l'intervento quando serve e viene sostituito in garanzia. Quindi grosso vantaggio per il cliente, ma anche per il fornitore stesso, perché scopre prima che il danno proceda che c'è qualcosa che non funziona, quindi può fare un'azione correttiva. Molto efficace. Qui si parla di uno stabilimento petrolchimico anonimizzato dove la normativa Seveso è molto stringente. Quindi il vantaggio delle analisi tribologiche preventive e proattive portano a un beneficio con una riduzione dei costi dell'assicurazione, diversi, diversi denari che vengono risparmiate annualmente a fronte di un investimento relativamente molto piccolo in analisi e controlli. Questo è uno dei tanti compressori coinvolti eh, per il processo, sa l'idrogeno, sappiamo quanto è pericoloso questo gas, quanto è prezioso oggi con la crisi del metano, ma a sua volta va gestito con i guanti. Anche qui un trend, conosciamo la baseline, conosciamo il rumore di fondo. Vediamo che a un certo punto questo trend a un picco viene fatto un intervento e dall'ispezione si rileva che ci sono delle fortissime anomalie a livello di bronzine e di cuscini di banco. Questo grazie a un programma gestionale, una piattaforma cloud che consente al cliente di accedere, di vedere, di, di esaminare i risultati di queste analisi. Ecco qua. poi se in un altro caso viene approfondito, si vede addirittura che questa bronzina, che questo cuscino di banco ha subito grossissimi danneggiamenti, però la macchina continua ad andare perché sono macchine enormi, sono macchine potenti che non si fermano per un piccolo danneggiamento, ma se il danneggiamento prosegue può anche essere pericoloso. Chiaramente un'integrazione fra questa termografia e vibrotecnica mi permette di puntualizzare il danno. Quindi gli assicuratori danno questo beneficio in termini economici e questo può essere reinvestito in ottica eh, proattiva. Quindi eh, la risposta perché fare le analisi? Perché, si, perché fa bene, perché tutto sommato a fronte di un investimento estremamente limitato è poco invasivo perché alla fine fare un piccolo prelievo di olio costa poco, ci sono sistemi rapidi e celeri per fare ciò che non sono invasivi e, e questo mi permette di vedere con grande lungimiranza un eventuale danno prima che si manifesti. Un'analisi spot una tantum ha poco significato. Quello che conta molto di più è l'analisi del trend, la variazione percentuale nel tempo. Quindi una leggenda, ma questo per chi ne vuole sapere di più si può rivolgere a noi ed entriamo poi nei dettagli, comunque simbologie molto intuitive, molto elementari, qualche cosa che in genere, fatto 100 i campioni pervenuti, non più del 2%, in genere l'1 l'1 e 5% rientra in questa categoria brutta, quelli che si guastano, quelli dove diamo veramente un warning importante. Ci sono tante tipologie di analisi, ne abbiamo visto un po' come è articolato il nostro laboratorio, il report del laser, le forme, le dimensioni, le particelle aliene il problema della contaminazione da queste varnish che oggi stanno diventando molto importanti, molto, molto critiche da un punto di vista gestionale per le macchine più importanti e poi è anche piacevole, è anche divertente e stimolante quando uno a livello microscopico individua una particella di stagno con simili forme, capisce che questo è un oggetto, una scalfittura di una bronzina che poi è stata rimacinata all'interno del processo, ne basta una per capire che qualcosa non va. Quindi un po' d'attenzione, un po' di cura in queste analisi per poi venire fuori con delle regole. Un campione, tutti i campioni vanno bene, ce n'è uno che è di forme, di razza, come dico io, ripetiamo il campionamento. Dopo magari, non so, tendenzialmente si fanno tre campionamenti l'anno su un impianto strategico, diciamo ogni quattro mesi. Se qualcosa non va, magari lo ripetiamo dopo due o dopo uno. Investimenti sempre molto contenuti. Oppure integriamo con altri controlli diagnostici. Rileviamo contaminazione eccessiva? Beh, parliamo di filtrare, filtrare meglio, usare un mesh, un filtro più opportuno, un beta migliore, in maniera da fino ad arrivare anche al cambio dell'olio. Diciamo che il cambio dell'olio, se c'è un problema intrinseco endogeno, non risolve il problema, però tampona la situazione. Come diceva un nostro caro amico responsabile di manutenzione curo il cavallo in corsa, non mi posso fermare molto spesso, però c'è un'anomalia in atto, cerco di contenere l'anomalia, per esempio sostituisco il lubrificante con uno più viscoso. E poi ci sono tanti altri interventi correttivi che se uno vuole può analizzare in dettaglio. Quindi le analisi nel tempo sono partite da... Costose, farraginose, complesse a livello, eh, diciamo accademico, laboratorio universitario, a un laboratorio snello tipo il nostro, quindi sempre off-site, oggi sta nascendo l'approccio del real time online. Questa sarebbe la soluzione per molti, ma non è semplice. Ci sono delle sfide ulteriori da risolvere. Noi ne parliamo da oltre dieci anni. E molto spesso amo eh, questa discussione, il dibattito che si scatena intorno all'online. Quanto può essere efficace questa tecnologia? È una tecnologia un po' come l'Olter quando uno ha un problema di pressione alta, una tachicardia. Mi, mi applico l'Olter però per quanto lo posso usare e con quale precisione opera rispetto ai controlli pressori fatti sul braccio. Con uno sfigmo manometro. Però la sfida c'è, ci stiamo lavorando da diversi anni, è possibile oggi raccogliere dati puntuali in tempo reale? Mm, è un qualcosa su cui è interessante parlare. Come vi spiegavo, mi piace essere sintetico, perché poi sono tutti argomenti che dovendoli approfondire richiedono ore. però ha un'infarinatura, anzi, una oliatura, se vogliamo essere più carini. È... Praticamente, attraverso questo ciclo eh, di miglioramento, è possibile fare dei controlli che portano a un grosso beneficio per quello che è il contesto industriale in cui molto spesso operiamo, cioè eh, la gestione delle cariche di olio, la gestione dei, dei depositi, la famosa lube room, come stoccare e gestire meglio i lubrificanti per evitare quelle contaminazioni di partenza indesiderate. Quindi migliore gestione della manutenzione, vantaggi sull'intero ciclo produttivo. Questo è un po' il riassunto, la sintesi di quello eh, che avrei voluto raccontare. E quindi eh, grazie per questa attenzione e speriamo di vederci presto di persona. Riprendo la linea e devo, devo dire veramente grazie a Giuseppe Adriani per, questa, per questo racconto molto molto interessante e molto molto pratico nel quale abbiamo davvero capito di più su cosa significa quel titolo, il lubrificante racconta. Grazie per essere stati qui con noi, ricordo sempre che vi faremo avere tutte le risposte alle vostre domande che avete fatto prevenire in chat e che potrete far prevenire anche nel, con gli strumenti a disposizione, ovvero il messaggistica Whatsapp e l'indirizzo email, oltre ovviamente sempre nei contatti, sono sempre a disposizione durante tutto il mese per tutte le vostre richieste. Eh, dicevo, grazie per essere stati qui con noi, oggi è una giornata intensa, come dicevamo all'inizio, ci rivediamo alle 14.30, attenzione quindi a questo nuovo orario di questa giornata. Manutenzione e assistenza clienti, una questione di metadati. La ascolteremo questa, questa relazione dalla voce di Michele Minazzato, CEO di Limbit SRL. Grazie per essere stati qui con noi, ci vediamo più tardi perché questa, e in particolarmente oggi, lo possiamo dire, è un'edizione del mese della manutenzione mai vista prima.